dato questa lettera di un lavoratore, penso che fosse doveroso dare la loro risposta. E poi appunto perché speravo di sentire anche dei rappresentanti istituzionali locali per capire qui a Castel Goffredo che posizioni assume la politica e soprattutto per capire se la politica anche a Castel Goffredo, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, assume la stessa posizione che sta assumendo per tutte le altre sedi. È noto che la mia, quella del gruppo politico di mia appartenenza, che è il Movimento 5 Stelle, è una voce fuori dal coro. Sono stata osteggiata moltissimo dalla politica partitica nella presa di posizione che adesso vi esporrò, ma purtroppo sono stata osteggiata anche dalle stesse parti sociali firmatarie di questo accordo che dovrebbero difendere i lavoratori e alle quali, attraverso il lavoro di studio che ho effettuato da luglio scorso sulle analisi dei bilanci, sulle analisi del business plan, l'analisi dello statuto, del regolamento di fondazione Mongeri, pensavo di dare un aiuto nel cercare di spiegare che questa situazione non può certo risolversi con un taglio del costo del lavoro simpliciter che non dà alcuna garanzia ai lavoratori, ai 3.500 lavoratori della Mongeri per il futuro, ma doveva essere affrontata diversamente. Avevo spiegato anche al Consiglio Comunale Aperto di Pavia, l'ho fatto anche alla sede di Tradate, che qui erano due le parti in campo che potevano intervenire. La prima è stata silente ed è rimasta alla finestra a guardare, e nella politica. E quando parlo di politica, in questo caso intendo politica di governo. Chi è al governo del nostro paese, quindi i ministeri competenti, presso i quali, attraverso i nostri senatori, uno dei colleghi che ha presentato le due interrogazioni in Senato qui presente, chiedevamo risposte. Perché, battendo su 21 sedi in 7 regioni, capite che la questione non può essere gestita localmente con delle trattative anomale, con profili di illegittimità, nella sola sede di Pavia. Oltretutto ho cominciato a preoccuparmi quando ho cominciato a ricevere segnalazioni dirette di lavoratori di altre sedi che mi dicevano che presso le loro sedi non venivano date informazioni sullo stato della vertenza, su quanto stava intraprendendo la Fondazione Mongeri. E quindi è stato per me doveroso girare anche in tutte le sedi per poter fornire ai lavoratori una visione più puntuale di quello che sta accadendo, in modo tale che quando andrete ad esprimervi all'accordo la settimana prossima, lo facciate in maniera consapevole, sapendo quello a cui state andando incontro. Fondazione Mongeri, come è stato ben anticipato dal lavoratore, ha deciso una linea per il suo futuro e la linea consiste nel scorporare la fondazione, alla quale rimarrà soltanto la parte relativa alla ricerca, quindi l'IRCCS, dal comparto sanitario, che non sarà più quindi un onlus, ma diventerà una società con fini di lucro, con molta probabilità una società per azioni, quindi tutto il comparto sanitario oggi verrà trasferito in una società per azioni, e è stata presa un'altra decisione, a mio parere gravissima, cioè di cedere l'intero patrimonio immobiliare di Mongeri, pari a 245 milioni di euro, a un fondo immobiliare, Gruppo Prelios, che dovrà gestirlo. Cosa chiede in cambio? Che Fondazione Mongeri, per appartamenti, per sedi che sono oggi di sua proprietà, pagherà 19,5 milioni di euro l'anno di affitto. E questo viene fatto passare come manovra di risanamento. Perché? Perché dicono, cediamo il patrimonio, paghiamo l'affitto delle nostre sedi, ma risparmiamo sugli oneri finanziari, vale a dire sugli interessi del mutuo, perché sappiamo che c'è un'esposizione finanziaria notevole. Bene, basta andare a guardarsi le carte. L'interesse sul mutuo va
Allora, già solo questo dovrebbe farvi capire, allarmarvi, per farvi capire che forse non si tratta di una manovra di risanamento, forse si tratta di una speculazione finanziaria sulla pelle dei lavoratori. Perché come spesso succede in questo paese, quando si fanno queste operazioni per rendere più appetibile l'azienda ai nuovi compratori, si abbatte, la prima cosa che si fa, si abbatte il costo del lavoro. Quindi a voi viene detto che è necessario fare un sacrificio. In realtà il vostro sacrificio serve per gli speculatori, perché compreranno un'azienda appetitosa con un indice di redditività molto alto, i cui dati sono stati riportati all'interno del piano di rientro consegnato alle organizzazioni sindacali 24 ore prima della firma dell'accordo. Quel piano è arrivato anche a mie mani nel pomeriggio del giorno prima della firma. Era impossibile analizzarlo in pomeriggio se si voleva fare un lavoro serio, eppure la mattina successiva si è andati alla firma. Quel piano finanziario non è il piano industriale, perché il piano industriale è un documento certificato con valore legale. Addirittura l'advisor finanziario nelle prime pagine scrive che non si assume la responsabilità di quello che c'è scritto in quel piano, perché non ha potuto prendere visione del piano industriale, che non esiste. L'accordo che hanno firmato le organizzazioni sindacali si fonda su quel piano. L'unica cosa certa di questo piano, che potrà essere cambiato in ogni momento, anche il giorno dopo che voi avrete approvato l'accordo sindacale, quindi non vi dà alcuna certezza, l'unica cosa certa è la creazione del mostro a tre teste, quindi la trasformazione di una fondazione in una società per fini di lucro che risponderà prima di tutto agli interessi di profitto. E cosa succede in questi casi? Dal momento che comprare le azioni può essere sufficiente fare un click, si farà un conteggio di quelle che sono le sedi meno redditizie e si potrà decidere la nuova proprietà di chiudere le sedi meno redditizie con tutto il pacchetto di lavoratori che c'è dentro. Quindi noi stiamo guardando a una possibile soluzione con una visione del futuro delle vostre professionalità, del futuro dei vostri posti di lavoro. E questo accordo non solo non garantisce il vostro futuro occupazionale, anzi lo mette in pericolo, perché è un accordo perfettamente in linea con quanto chiede il piano Brugger, quindi con la direzione Fondazione Maugeri, e serve solo per avviare la manovra finanziaria, perché per avviare la manovra finanziaria la Fondazione doveva fare cassa, e se si fa cassa tagliamo i vostri stipendi. Ora, io non so quanto tempo ho, perché la vicenda è molto complessa, per cui gentilmente vi dia lei un segnale. C'è un'altra particolare su cui vorrei porre la vostra attenzione, ed è importante rifletterci, perché non è stato dato un giusto peso. Da che cosa è causato questo dissesto finanziario della Fondazione? Da voi? Dall'incapacità del comparto sanitario di erogare prestazioni puntuali, qualificate ed eccellenti? No. Il dissesto finanziario è causato, e questo lo dicono i bilanci e i documenti contabili della Fondazione Maugeri, non lo dico io, non lo dice il Movimento 5 Stelle, è causato dalle vicende giudiziarie del 2012, processi penali ancora in corso, con 10 imputati per reati che non sono bruscoline, perché sono associazione a delinquere con finalità di corruzione, sono frode fiscale e appropriazione indebita. E fra gli imputati di questo processo, oltre all'ex governatore Formigoni, c'è anche il nostro ex direttore generale Passerino, il quale oggi campeggia sulle cronache della provincia di Pavia per aver vinto causa civile contro la Maugeri ed avere diritto a 390.000 euro di liquidazione, nonostante sia imputato in un processo di tale gravità che impatta sulla cattiva gestione della Fondazione Maugeri. Tutto
i vostri guai derivano da qui, non li avete causati voi. Purtroppo li ha causati il management di Maugeri. E allora questo è un passaggio importante, perché se i guai non sono causati da voi, ma dalla cattiva gestione dell'azienda, vi domandate perché le dovete pagarli voi? Vi domandate perché l'azienda chiede un sacrificio solo ai lavoratori, mentre i loro dream team, le squadre di Brugger o il signor Passerino continuano a ricevere l'alta indennità? Passerino riceverà una liquidazione di 390.000 euro, ma non pensiate che Brugger e i suoi consulenti chiamati per questo piano finanziario, non per il risanamento, ma per questa manovra speculativa, non siano lautamente pagati? E allora io mi domando, mi pongo questa domanda, perché fa ricadere sui lavoratori delle responsabilità che non sono vostre? E vi dico anche un'altra cosa, siccome il Movimento 5 Stelle è propositivo e non distruttivo, era importante capire qual era la situazione della Fondazione Maugeri per capire anche se era possibile farvi una proposta alternativa a questa della manovra speculativa, perché con la manovra speculativa, con questo accordo, appena sarà cambiata la proprietà, l'accordo sarà carta straccia. Fra l'altro ho consultato alcuni legali esperti in materia e mi hanno detto che ci saranno anche per voi la possibilità, per i non iscritti al sindacato, di impugnare questo accordo qualora dovesse essere approvato a maggioranza, perché tutta la trattativa è assolutamente anomala. Fondazione Maugeri non ha mai dichiarato lo stato di crisi e non si è quindi mai assoggettata alle procedure di trattativa sindacale previste ex legge. Questa trattativa non aveva luogo di esistere. Perché si è insistito quando Regione Lombardia ha mandato una diffida alla Fondazione dicendo sospendi tutto, perché non mi dico quando è venuto un sottosegretario al Ministero della Sanità a fare questa domanda retorica alle organizzazioni sindacali che poi hanno firmato? Ha detto, ma voi non firmerete mica un accordo in assenza di un piano industriale? Sì. La risposta è sì, è stato firmato poche settimane dopo, ma io mi domando quanti dei lavoratori delle sedi Maugeri erano stati informati dalle stesse organizzazioni sindacali prima di siglare l'accordo su come realmente stavano le cose e se non c'era una via alternativa? C'era. L'unico documento contabile certificato agli atti oggi della Fondazione Maugeri è un business plan redatto dalla società di revisione contabile Pricewaterhouse per gli anni 2013-2017, pagato dalla Fondazione Maugeri, che naturalmente necessita di un aggiornamento perché adesso siamo nel 2015, ma è tuttora perfettamente valido perché va a scandagliare delle cose che non sono mai state nominate nell'accordo. Gli sprechi, la riorganizzazione aziendale interna sulla base non di alchimie finanziarie ma di un'economia reale, le situazioni di privilegio, gli appalti, le forniture, tutte aree in cui si potevano recuperare molti più dei soldi che hanno chiesto a voi in questa prima tranche, perché adesso è stato siglato un accordo per 8 milioni e mezzo di euro che pagate voi, ma questo business plan, se fosse stato seguito, avrebbe consentito di risparmiare 19 milioni di euro l'anno alla Fondazione, l'anno, che erano i soldi che la Fondazione millantava di voler avere all'inizio di questa vertenza. Come vedete, la vicenda è complessa e in pochi minuti è impossibile spiegare tutto. Chiudo dicendo che questo piano di risanamento è stato adottato dall'ex direttore generale Paggi nel primo anno in cui lui era direttore generale, prima che sbattesse la porta e se ne andasse via, e aveva già dato dei frutti, parlo sempre per dati contabili, perché da un bilancio precedente che era sotto 80 milioni di euro siamo arrivati a un bilancio dell'anno successivo a meno 150.000 euro, quindi funzionava, bisognava andare avanti nel medio-lungo periodo. Questo piano di risanamento,
formazione non prevedeva tagli sul costo del lavoro, ma agiva solo sugli sprechi e la riorganizzazione economica reale dell'azienda. Però è stato ignorato. Da quando Baggi se n'è andato, è stato disatteso e si è, attraverso la modifica prima del vostro statuto, poi la revoca del regolamento in cui era scritto nero su bianco il vostro contratto, che era il contratto di sanità pubblica, non si poteva cambiare, si è arrivati a luglio con una delibera del consiglio di amministrazione che vi diceva che dal 1 di ottobre avreste avuto tutti il contratto AIOP. Il contratto AIOP non ce l'avete non perché le organizzazioni sindacali hanno siglato questo accordo, non ce l'avete perché la fondazione non poteva applicarlo, perché non è previsto che la fondazione possa unilateralmente cambiare in peggio il vostro trattamento economico. Se lo avesse fatto non avrebbe avuto la liquidità necessaria per attivare la manovra finanziaria. In più siamo in presenza di una procedura concorsuale concordata in bianco in cui ogni azione straordinaria deve essere preventivamente approvata dal commissario. Questa azione non sarebbe stata consentita. Quindi l'AIO adesso non ve lo poteva applicare nessuno. È stato terrorismo psicologico minacciare i lavoratori di AIOP per dirgli che bisognava firmare l'accordo. Questo è anche bene che lo sappiate. L'AIOP ve lo applicheranno comunque se la manovra finanziaria andrà in atto e diventerete una società per azioni, perché nel momento in cui ci sarà una nuova proprietà, l'accordo siglato oggi da un punto di vista giuridico sarà carta straccia. Trovati proprio dopo qualche anno, non mi devo una lira perché ha acceso un mutuo e quindi
Volevo fare una recensione e punto di scelta su alcune cose che sono state dette. Siccome è girato molto la voce anche di questa sorta di terrorismo che o si faceva così o altrimenti la fondazione rischiava il fallimento, ecco, vorrei anche sentire una volta per tutte queste voci che creano solo panico tra i lavoratori e non li aiutano a capire qual è invece la situazione reale, che è molto chiara. Peraltro descritta anche nel piano finanziario che non è il piano industriale funzionante e sindacale. I concordati bianchi e i libri di tribunale non sono da confondere con un prefallimento. So che magari molti di voi non masticano questi istituti, ma per dirvelo nella maniera più semplice possibile, il concordato in bianco è uno strumento che adottano determinate aziende quando hanno situazione finanziaria esposta notevole per congelare i creditori. Questa è la funzione del concordato in bianco. Io congeli, non fallisco, ma chiedo il concordato in bianco in modo tale che per un tot di mesi congelo i pagamenti ai creditori in attesa di stilare un piano di rientro. Perché ha scelto questa soluzione? Per due motivi. Prima di tutto perché il concordato in bianco gli consente in quei mesi di portare avanti la vera trattativa, che non è quella che è stata condotta dalle organizzazioni sindacali, è la trattativa informale con il gruppo di potere che acquisirà l'azione congelo. Parliamo di gruppi di potere forti, di interessi molto forti. E per concludere questa trattativa con il gruppo di potere doveva fare delle aggiustature, aveva bisogno di fare cassa, di tagliare il costo del lavoro. E quindi durante il concordato in bianco l'obiettivo di Brugger era firmare un accordo con le organizzazioni sindacali per recuperare così 8,5-9 milioni di euro in una missione privata, mi ricordo un dato differente. Dagli altri non mi indietro, necessari per avviare la manovra finanziaria. Cioè vorrei che capiste che l'accordo è parte integrante del piano di rientro che verrà presentato al commissario a giugno, serve quindi per attuare la manovra. Quindi il fallimento non si parla, né si può parlare, né c'è un interesse a farlo fallire. Perché dovete sapere che molte regioni, come la Lombardia e il Piemonte, altre che regolano la situazione sanitaria allo stesso modo, la regione che eroga i soldi a fronte di garanzia certa e irrevocabile di continuità aziendale, cioè tua azienda, tua fondazione, devi essere in grado di dimostrarmi che sei in grado di lavorare. Se vai in fallimento non mi dai più garanzie e io non ti rinnovo le convenzioni. Ora, la situazione non è nata a luglio, perché c'è una delibera di giunta della regione che stabilisce che ogni anno a febbraio le fondazioni come Mongeli e Sarapelle debbano presentare i loro bilanci alle ASL per garantire che sono in grado di portare avanti la continuità aziendale. Ad esempio, la regione Lombardia potrebbe non presentare le convenzioni. Ebbene, noi abbiamo fatto l'accesso agli atti alle ASL di tutte le sedi lombarde in cui si trova la Mongeli. E ci siamo fatti mandare i dati di bilancio mandati dalla Mongeli. Li abbiamo esaminati, erano tutti in disordine. Allora abbiamo chiesto alle ASL, in base alla delibera che chiede la continuità aziendale, avete fatto delle prescrizioni alla Mongeli perché si sarebbero dovute alzare le antenne, no? Allarme rosso, c'è qualcosa che non va in questa fondazione, mica da luglio, dall'anno prima. E la risposta è stata no. Quindi c'è anche una responsabilità da parte di Regione Lombardia nel non aver azionato i controlli. E di questo io ho chiesto conto all'assessore regionale Mantovani, che ha avuto un atteggiamento, che oserei dire, da Ponzio Pilato in aula per tre volte e ha continuato a dirmi, a negare che questa delibera di giunta, che in Regione è come se fosse una legge, quindi deve essere rispettata,
fosse dicesse quello che io vi ho detto, dicendo che la fondazione è una fondazione privata, non degli autonomia gestionale, quindi Regione Lombardia può applicarla per delle cose, no, però la fondazione che fa 300 milioni di euro di entrate e riceve 200 milioni di euro da Regione Lombardia di erogazioni pubbliche dalle tasse dei cittadini, secondo voi Regione Lombardia non può mettere voce in questa vicenda? Non avrebbe potuto ancora prima, e qui a parte diciamo, l'accordo sindacale da mia e anche una denuncia politica per farvi capire che ruolo la politica aveva in questa vicenda, soprattutto dopo le vicende del 2012, dopo quello che è successo nel 2012, Regione Lombardia si è costituita anche parte civile nel giudizio. Come tu non me la controlli come osservato speciale questa azienda? Ti presenti i bilanci in disordine e non fai nessuna osservazione attraverso le ASL. Poi, ultima cosa, i 19 milioni di euro di affitti per il patrimonio che è ceduto al nucleo immobiliare Preios. L'ha appena rimarcato il mio collega Deitti. Volevo farvi sottolineare questo passaggio. Ammesso che i mutui, gli interessi sul mutuo erano di 6 milioni e mezzo l'anno, ammesso che si dice di cedere questo patrimonio perché si va a evitare di pagare così tanto per gli interessi sul mutuo e poi si invece viene fuori nel piano di rientro che si pagheranno 19 milioni e mezzo di euro l'anno. A chi si sta facendo il favore? A voi lavoratori che siete gli unici che vi stanno sacrificando? O alle banche che controllano il gruppo Preios e che sono i principali creditori di fondazione oggi. Ecco, io vi lascio con questi punti di riflessione, perché al domani di questo rapporto, io di quale spero che voi facciate una scelta consapevole, perché guardate, poi ne ricade di questa scelta anche il vostro futuro professionale. E fra un anno o due trovarsi a parlare di esuberi potrebbe non darci più gli strumenti per salvarli, mentre adesso che la manovra non è ancora azionata, questo può succedere. Cosa succede nell'ipotesi in cui i lavoratori decidono che questo accordo non gli dà garanzie, che vogliono di più, perché si stanno sacrificando, quindi sul piatto vogliono una garanzia certa del loro futuro professionale, garanzia che la fondazione non può darvi adesso, perché cambierà la proprietà, e quando cambia la proprietà possono dire i sindacati tutto quello che vogliono, possono dire che l'accordo vale fino al 2017, ma se nel 2016 è cambiata la proprietà, la nuova proprietà, sapete cosa fa? Una pernacchia, perché dice non l'ho firmato io questo accordo, vi richiama, vi deve rifare i contratti, è necessario quando si cambia la proprietà, non è che si trasferiscono il vostro contratto nella nuova, solo perché i sindacati mi hanno detto che in questo accordo non è scritto. D'accordo, giuridicamente è nullo di fronte a una nuova proprietà. Quindi voi verrete chiamati, chiuderanno i vostri contratti, potranno scegliere i vostri contratti e dirvi questi sono. Passiamo alla sanità privata. Allora è molto importante che voi sappiate che nell'ipotesi in cui questo accordo non verrà accolto dalla maggioranza dei lavoratori, non finisce qui, ci sono degli strumenti operativi per evitare la maggioranza. C'è la possibilità, e noi ci faremo carico a tutti i livelli istituzionali, come abbiamo fatto fino ad ora, di convocare direttamente il Ministro della Sanità e il Ministro del Lavoro in questa vicenda, perché signori si sono mossi per lati interni, 500 lavoratori, e hanno fatto benissimo, ma se notate, nel caso Fondazione Mongeri, che è uno dei più grossi casi nazionali di sanità in questo momento, con 3.500 lavoratori, a livello di governo del paese non si è fatto nulla. E le trattative, perché vi dicano, proprio perché i trattamenti cambiano da sede a sede, non potevano essere condotti in questo modo, nella sede di Pavia. Ditemi cosa succede se alla sede di Pavia vincono i no e tutte le altre sì. Sulla base di che cosa si deciderà se i lavoratori sono veramente favorevoli o no a questo accordo? Mi sembra normale arrivare a decidere un accordo in queste condizioni. Quando ci sono delle trattative
che sono stabilite dalla legge, però l'azienda deve dichiarare lo stato di crisi. Lo stato di crisi Fondazione Mogeri non lo ha dichiarato perché non ha nessun interesse a dare fallimento, è un'azienda che ha una fortissima capacità, ripeto, indice di redditività estremamente competitivo. Non è vero che il costo del lavoro in Mogeri è il più alto di tutta la Lombardia, delle strutture sanitarie locali. Queste che si hanno detto sono le parole di Brugger, che è il presidente della Fondazione Mogeri. Vi invito anche a riflettere sull'aderenza delle posizioni sindacali con le aderenze della presidenza della Fondazione e fare i vostri di capire una qualche risposta a parte di voi.
annunciata che i voti del ricorso di questa attività in molti casi dati della crisi perché dei sacrifici ai lavoratori. Può avere un conto che l'organizzatore sindacale molto spesso sono strette, una mossa che è complicata da diciamo gli strati, molto spesso con una fretta conduce e creare un sistema di mettere. Quindi io credo che i lavoratori sapranno nei prossimi giorni, che saranno chiamati a raggiungere un sistema importante, sapranno scegliere adeguatamente secondo scelte e coscienze. Credo tuttavia che, così come è stato lamentato, va visto, una disattenzione, quindi così da parte del governo centrale, la collega consigliera regionale, la mia presidente del Ministero di Salute, che vada a te. Anche perché dentro il nostro partito solo che abbiamo stesso se il factoring dell'azienda di finanziarie, che ha dovuto pagare interessi sul factoring, i fornitori sono a 400 giorni e c'è la mora sui fornitori per due bilanci, quindi ci aggiungiamo tutte queste cose che hanno messo in condizione l'azienda di essere da oggi per il pagamento di chiaramente secondo le cifre ha iniziato lo stesso direttore dicendo il concordato ha messo in serie di difficoltà per avere le forniture. Quindi da questo punto di vista io invito a riflettere su quante aziende abbiamo chiuso in sanità con il difficoltà in giro per l'Italia e lo Stato non ha intervenuto. Il sistema sanitario, che ha detto bene la consigliera, è un sistema che a seguito della devoluzione del titolo quinto nelle 22 regioni è un sistema diverso. Quindi il problema nostro è che in molte regioni, se non avremmo mai pensato nel vicino di Monte, che avere difficoltà come Nord Italia, in Liguria, noi si pensa in Italia regno e che quindi avremmo dovuto portare, chiudere, intere strutture, e quando diciamo di tabellare è diverso, lo diciamo perché le cose sono più giorni, da questo punto di vista non vogliamo, noi i dati li abbiamo. E voglio avere quantomeno le persone leggano il testo. Nel testo c'è legata una tabella, sono 8 milioni compreso gli interessi, il milione di interessi. Quindi non è neanche il netto in giusta paga, sono 8 milioni. Quindi correttamente mi dice nel testo. E io lo ho visto presentato all'Assemblea, credo ci sia la massima trasparenza quando stiamo facendo. Perché noi ci saremo anche domani di questo che stiamo chiedendo, e c'eravamo ieri.
Chi rappresenta il lavoratore ha avuto tre, quantomeno direttori generali interlocutori. E questo rende difficile, come dire, quando la controparte decide di rappresentare cambia, definire qual è l'intero livello per risanare la azienda. Anche perché nel frattempo, senza raccontarla tutta, la questione legata alla questione di interazione che viene messa in discussione dopo sempre la prova serina, cambia tre posizioni come gestione politica dell'azienda in questo periodo. Per cui la parte nostra, che non scegliamo la nostra parte, ma continuiamo a rappresentare i lavoratori, dobbiamo tenere conto che ogni tanto l'azienda cambia le sue politiche di investimento. Per cui le trattative non sono a noi, sono state fatte all'interno di quello che prevede lo statuto, che è lo statuto dei lavoratori del 1970, che prevede esattamente che dove non c'è un contratto di primo livello nazionale e la fondazione è stata chiamata a Roma per discutere se rimane un contratto di livello nazionale, ma non c'è mai stato, ci sono contratti aziendali diversi uno dall'altro. Quindi da questo punto di vista l'azienda può, e lo dimostrano le centinaia di fondazioni che abbiamo in Lombardia, che trasformate da IPA a fondazione di diritto privato, hanno potuto applicare il contratto di volevano. Gli stessi dipendenti assunti a tempo determinato presso la fondazione Mantelli, a far data 1 novembre, avevano il contratto AIPA. Quindi di fatto la fondazione aveva già cambiato il contratto per i dipendenti a tempo determinato in corso di un certo periodo. Da questo punto di vista, credo che dobbiamo essere onesti, che è vero che la redditività è buona, ma è buona perché questa azienda, grazie alla professionalità di chi si lavora all'interno e del fatto che faccia ricerca, ha una propria posizione all'interno della realizzazione migliore di altre. Quindi da questo punto di vista sicuramente esprime un'eccellenza non solo a livello lombardo ma a livello nazionale, perché effettivamente l'IRC che ha dei valori di ricerca importanti. Quindi quando noi vediamo al punto che l'azienda ci comunica che intenzione cambiare il contratto, e lo può fare, pur mantenendo quote economiche in godimento per quello che ha già assunto. Quindi da oggi in poi, e ne abbiamo centinaia di aziende che fanno questo processo tante della struttura, per cui si può continuare a entrare, ma di fatto lo dicono le diverse crisi che abbiamo in sanità, diventava difficile trovare una struttura. Rispetto a quello che è stato presentato nel periodo di Rincopaci, io credo che sia onesto dire che quando Rincopaci lascia, gli stessi bilanci vengono rivisti completamente. Quindi anche il dato della Francia Quadrata, su cui fonda il suo bilancio di risanamento, purtroppo scopriamo che i bilanci che Enrico Paci presenta a marzo, a giugno vengono anche cambiati, perché effettivamente erano alterati. Noi non avevamo mai visto i bilanci per lui. E non possiamo dire che, giustamente, se non la consigliera, che il futuro è nelle nostre mani, perché questo sarebbe sbagliato. Ma noi vediamo che tutte le strutture che fanno riabilitazione in sanità in Lombardia sono tutte in difficoltà, pur avendo un costo del lavoro inferiore a quello della nostra oggi. Non c'è nessuna struttura riabilitativa privata che abbia questo. Da questo punto di vista si può anche pensare che il risanamento parta altrove, che parte da altri. Sicuramente quando i fornitori si sono trovati a dover fare i conti con il concordato, hanno messo dei limiti come fanno tutte le aziende che hanno concordato alla fornitura del prodotto. E questo va a mettere in crisi lo stesso futuro della fondazione. Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo di accompagnare quella che è la fondazione in un percorso dove quell'eccellenza che esprimono i lavoratori debba continuare a essere garantita e non dispersa. E quando nel progetto ci viene presentato che l'intero perimetro della fondazione verrà mantenuto e che il testo, una volta che sarà passato al referendum, fa parte integrante di quanto viene depositato in tribunale, non si tratta di un negozio giuridico qualsiasi tra le parti, come è un qualsiasi contratto di lavoro. I contratti di lavoro normalmente sono negozi giuridici che le due controparti firmano e sottoscrivono. Quindi nella gerarchia delle fonti è più basso che c'è. Il
il massimo che possiamo ottenere è depositarlo presso la direzione provinciale del lavoro. Questo è l'effetto. Oggi questo negozio giuridico, che se avrà l'avallo del referendum, troverà la sua piena legittimazione, non è un semplice contratto, è depositato in tribunale assieme alla procedura concorsuale, nel testo c'è il garante, che segue l'evoluzione, c'è scritto nel testo, del futuro della fondazione. Ora, se il futuro della sanità lombarda sarà che la riunificazione venga ancora seguita dalle strutture sociosanitarie o dalle strutture sanitarie, purtroppo non lo sanno neanche gli stessi consiglieri regionali e assessori. Perché ancora oggi non si è deciso se i due assessorati devono essere o no, e quando si chiede di garantire il futuro a dei dipendenti, è chiaro che siccome abbiamo vissuto sulla nostra pelle il cambiamento deciso dalla regione Lombardia, trasformando società di diritto pubblico, quali erano l'IPA, in società con fondazioni private, non possiamo pensare che i consiglieri regionali, che vengono a dirci di non firmare gli accordi, si tutelano per primi costituendosi parte civile della fondazione. Cioè il giorno dopo in cui la fondazione è in difficoltà, la fondazione è in difficoltà con il DRG, gli interi di regina non vengono erogati perché la regione della Lombardia si costituisce parte civile a seguito di quanto è successo e di fatto non sta erogando interamente le quote di previsione. Quindi in un momento di forte difficoltà di liquidità, chi sta salvando e sta aiutando anche la popolazione? Il fatto che non siano state pagate parte delle tredicesime, certamente, perché la liquidità che serve a pagare le tredicesime dei lavoratori della fondazione Malgeri, perché se non lo sapete 10 dodicesimi non sono pagati, sono pari a 4 milioni e mezzo, e la fondazione non sta pagando gli interessi di 4 milioni e mezzo. La stessa fondazione partiva con un esposto con le banche di 115 milioni e nel frattempo, probabilmente grazie al lavoro anche dei sindacati, non so se bene o male, non è stato applicato nessun taglio per tutto il 2014. Ma questo ha comportato che queste quote sono andate a prendere esattamente in banca e quindi il risposto con le banche è aumentato ulteriormente. Io non so se si può tranquillamente affrontare rimandando il problema. Quello che stiamo proponendo è una soluzione. E vi ricordo che anche a San Raffaele lo stesso Vaticano non si preoccupa di salvare San Raffaele. Vi ricordo che ci sono molte situazioni in cui le difficoltà economiche, vedi il padre e i fratelli, non vanno in fallimento esattamente perché sono di diritto canonico, perché altrimenti la situazione sarebbe anche peggiore di quella della fondazione Modelli. Quindi giro per Lombardia, giro per l'Italia, situazioni di crisi della sanità purtroppo sono molte, quindi non stiamo dicendo che questa è la soluzione indolore per i lavoratori, ne siamo consapevoli dei sacrifici che i lavoratori fanno, ma dobbiamo tutelare la qualità che questa fondazione ha erogato in termini di prestazioni e la quantità di livello occupazionale che sarà stato garantito. Quindi verranno garantiti tutti i posti di lavoro che oggi sono presenti, l'intero periodo della fondazione, e affronteremo insieme il futuro in base a quello che la Regione Lombardia, e non noi, avrà deciso di organizzare lo spettacolo per quanto riguarda le forze sanitarie. E non è un tema da poco. Perché? Perché il tema del cambiamento demografico è un tema che purtroppo è evidenza pubblica. Noi non avremo un problema di cronicità e avremo un problema di invecchiamento. Quindi le risposte che dà questo tipo di struttura sono risposte di cui ne avremo bisogno nel futuro. Bisogna capire se la competizione di mercato sarà con strutture pubbliche che dovrà fare la Fondazione Mongeri, o sarà una struttura privata. E questo sarà il futuro dopo il 2017, perché la Fondazione è triennale e può permettersi esclusivamente di garantire il triennio 2015-2017. Ma in tre anni molte altre strutture, vi assicuro, e non solo la Fondazione Mongeri, saranno in difficoltà di bilancio, perché già le stiamo vedendo, le ho raccontate alcune, ma ne avremo qualcuno che probabilmente non riuscirà a continuare. Io vengo dal territorio bresciano,
abbiamo una struttura che fa l'educazione, la Fondazione dei Idei, che è nella stessa dimensione di criticità. Abbiamo il Fondamento Fratelli Comuni, che ha venduto l'intero ospedale alla Procuranza, non molto lontano da qua. Quindi quello che sta avvenendo nel resto del mondo non è una cosa che non possiamo guardare con aprire le finestre. Ebbene, oggi guardiamo che fuori c'è l'anello del temporale, perché non è fuori dal sistema, come stiamo dicendo. Al di là di quello che è successo è un'indecenza. Il fatto che qualcuno abbia rubato è documentato. E non è che noi stiamo caricando sui lavoratori il peso del furto di qualcun altro. Perché quello che si sta prospettando in questa cosa che taglia esattamente 8 milioni di euro, 4 sul comparto e 4 sulla dirigenza, è un accordo che permette di mettere in sostenibilità la gestione corrente. Non va a recuperare il progresso, non ha la pretesa di andare a recuperare il progresso, vuole solo rendere compatibile con le risorse che può fatturare il costo già stato. Interessa anche di gestione, quindi prendete per quelli che sono
sacrificio di questo tipo, secondo me, andandolo a rivedere poi trimestralmente come è scritto nell'accordo, può portare a comprendere per tempo se le cose andranno in un certo modo o no. Quindi adesso non vorrei gettare troppa acqua sul fuoco, però non vorrei neanche esagerare verso situazioni troppo estremiste, secondo me, che non consentono di ragionare lucidamente sulle cose che stiamo facendo. Poi certo, l'accordo generale è un accordo che non accontenterà tutti, perché poi all'interno di questo accordo ci sono anche individualità che perdono meno di altri, che perdono di più di altre. Però purtroppo l'accordo non può essere fatto individualmente, ma è stato fatto con un. Questo per dire che ricerca, specificità cliniche e territoriali, addirittura forse una contrattazione periferica, non è detto che il fondatore non lo faccia, per rilevare quelle eccellenze che oggi magari in alcuni istituti, fra cui quello di Castelvetrano, sono tali anche in termini economici. Cioè non è vero che la fondazione perde in tutti i suoi istituti, a Castelvetrano non perde una lira, anzi guadagna. Quindi in realtà, e forse il progetto di mandarmi a un mezzale dove c'è un centro che invece non guadagna comunque, come Castelvetrano, ha forse questo significato. La mia generalità dei direttori non è uguale per tutto, quindi però c'è una spinta in questo senso. L'aiuto che Fondazione chiede ai suoi dipendenti credo sia un aiuto, come dicevo prima, controllato, sotto stretto controllo ogni tre mesi, un aiuto che credo possa aiutare la Fondazione a uscire da questa situazione difficile che non ha mai provato. Quindi adesso, al di là di tutti gli esperti che forse sono necessari, credo che lasciamo un po' di tempo a Fondazione per riprendersi. Thank you.
intendere un ammasso di un disagio, non se ne sono neanche accorti gli intenti di questo, perché io non dico che ho fatto tutto quello che doveva fare, perché non era di contare, perché l'utente si trovasse a suo agio e sicurato che si vede così in casa. Quindi il patrimonio non sono di lui, sono una persona che sta buona, perché senza queste persone e senza la professionalità che ho, non vale niente questo conferito, perché la gente deve curarsi di un'altra parte. Non vengono a questo conferito perché non siamo belli, vengono perché vengono in realtà non ci vengono. Vengono perché ci sono parecchie persone di un certo tipo e c'è anche un ambiente di un certo tipo. Quindi la fondazione su questo conferito c'è il tempo di gestito, perché la gestione è dimostrata che è un certo tipo. Oggi la situazione è diversa, io sono stato in Regione Lombardia mercoledì di questa settimana, come dicevo oggi la persona, ho riscontrato alcuni elementi concreti, ho visto una decisione e un'organizzazione e una voglia di riorganizzare che non avevo mai visto prima, perché questa mattina, come dicevo tutti i periodi, sono arrivati dei fasi con un impianto organizzativo completamente diverso. Vorrei dire che questo conferito avrebbe anche l'orgoglio di fare qualcosa di buono in qualche altro istituto, quindi direi che sia la direzione di questo conferito che è incaricata anche di occuparsi di un altro istituto, come diceva Alberto Mattei, quando va a fare i conti, sa mica per caso che i conti di questo conferito sono molto tagliati, no, non sa meglio. Chiaro che questo conferito ha un carico di conti per andare a circa il 55%, e qualche altro istituto c'è un po' più alto, qualche significato economico, questo già non ha. Può dire che questo conferito forse è stato capace di fare squadra, magari più di altre situazioni. Quindi questo per dire che il valore di una struttura operativa io penso che nessuno di voi possa sapere che cosa accadrà tra 4 anni, 5 anni. Noi siamo tutti abituati alla stabilità, siamo tutti abituati che la situazione che viviamo durerà in cambio per 20 anni, 30 anni. Non è più così, non è più così per nessuno. Io ho ascoltato attentamente il posto di organizzazione sindacale del compagno, non ho motivo di dubitare come è stato relazionato, perché se diversamente fosse poi ci sarebbero delle relazioni di supporto estraneo da parte delle persone che lavorano, perché lavorano vuol dire che saremmo stati oggetto di prese in giro enorme. Ci aspettiamo di vedere se questo è vero, ma io credo che non dovrebbe essere così. La storia che ho vissuto è molto curiosa. Pertanto, io credo che affronteremo anche questa sfida, credete, questi ultimi 2 anni e mezzo non sono andati da nessuno, perché ho lavorato qui e immagino anche di chi per me ha lavorato da questa parte. Concludo dicendo che ho capito che forse